Buongiorno ragazzi, in questo video parleremo dei malavoglia di Giovanni Verga. Vi racconterò un pochino la storia e la trama di questo romanzo verista che appunto ha un sacco di aspetti della vita siciliana della seconda metà dell'Ottocento e Verga in questo romanzo ci vuole far vivere davvero le situazioni rurali, quindi contadine siciliane. Allora partiamo dall'inizio, no? Le vicende si svolgono ad Aci Trezza, vicino a Catania, e qui vive una famiglia di pescatori. Il cognome di questa famiglia è Toscano, ma viene soprannominata Malavoglia. È una famiglia laboriosa ed è una famiglia comandata in un certo senso dall'uomo più anziano, il cosiddetto padron Ntoni, cioè la versione dialettale siciliana di Antonio. Padron Ntoni vive alla casa del nespolo insieme al figlio Bastiano, detto Bastianazzo, e la nuora Maruzza, detta la longa. Quindi qui vediamo già un sacco di soprannomi che sono tipici proprio della vita contadina siciliana. Bastiano e Maruzza hanno cinque figli. Ntoni, che si chiama come il nonno, questa è un'usanza che è diffusa ancora oggi, no? In alcune zone, quella di chiamare il figlio proprio come il nonno, il nipote, o meglio, come il nonno. Ntoni, Luca, Filomena, Alessio e Rosalia. Il mezzo di sostentamento della famiglia è una piccola imbarcazione chiamata Provvidenza. Attraverso questa imbarcazione, ovviamente, la famiglia può spostarsi, fare dei piccoli scambi commerciali e può usarla come, diciamo, per pescare. Nel 1863, Ntoni, il figlio di Bastianazzo, parte per la leva militare. Questo evento simbolizza l'irruzione del mondo moderno nella Sicilia rurale. Allora, Verga vuole far incontrare la realtà italiana, perché nel 1863 l'unità d'Italia è avvenuta da soli 2 anni, quindi la realtà di uno Stato italiano in una Sicilia rurale, contadina. Questo rappresenta, la partenza di Ntoni per il militare rappresenta proprio lo scontro tra due epoche, no? Tra il mondo moderno e il mondo antico, il mondo contadino. Ntoni lavorava in famiglia e ovviamente contribuiva al suo mantenimento. Quindi, nel momento in cui Ntoni deve partire per il militare, non può più lavorare e per la famiglia può essere un problema. Così, padron Ntoni, cioè suo nonno, il papà di Bastianazzo, tenta un affare e compra una grossa partita di lupini da un suo compaesano usuraio. Allora, i lupini sono dei legumi. E padron Ntoni compra questa grande quantità di lupini che poi si riveleranno avariati, quindi aveva anche fatto un cattivo affare da un usuraio. Allora, l'usuraio, dovete sapere, sono quelle persone che prestano soldi e poi li vogliono indietro con degli interessi stratosferici. Ovviamente sono disposti a tutto pur di avere quei soldi. Il carico viene affidato a Bastianazzo, cioè il figlio di padron Ntoni e il papà di Ntoni che è andato a fare il militare, che va a venderlo con la provvidenza. Durante il viaggio la barca subisce naufragio e l'uomo, cioè Bastianazzo, con il suo aiutante, muore. A questo punto la famiglia Toscano, detta Malavoglia, si trova senza il suo membro principale, che non può più quindi lavorare e Bastianazzo sicuramente era la fonte principale del reddito della famiglia. A quel punto non solo non c'è più il ruolo del lavoratore principale, ma c'è un debito dei lupini, perché questi lupini devono essere ripagati all'usuraio, ma sono andati perduti. E nel frattempo la barca sì, è stata recuperata, ma deve essere riparata. Alla fine del militare, Ntoni torna malvolentieri a fare il pescatore perché quella vita non gli piaceva per nulla. Nel
Nel frattempo, un altro dei figli di Bastianazzo, Luca, muore nella battaglia di Lissa del 1866. Questa famiglia quindi si inizia a intravedere che non è assolutamente fortunata, e questo mondo moderno ha staccato dallo scoglio, sempre per riprendere l'ideale dell'ostrica di Verga, ha staccato dallo scoglio un'ostrica che aveva trovato nel suo ambiente rurale un ambiente naturale. Per ripagare il debito dei lupini, quelli che sono andati persi, la famiglia, che nel frattempo è umiliata, deve vendere la casa del nespolo, cioè la casa di famiglia. Padron Ntoni rischia di morire durante un secondo naufragio della provvidenza, e mentre la nuora Maruzza, cioè la moglie di Bastianazzo, muore di colera. Quindi abbiamo una serie di situazioni sempre più gravi e sempre più negative che si abbattono sulla famiglia. Il giovane Ntoni, quindi quel Ntoni che era partito per andare a fare il militare, decide di lasciare il paese per tentare fortuna altrove. Ma in realtà, dopo qualche tempo, torna, dedicandosi solamente all'ozio e all'alcolismo, quindi non riesce più a trovare la sua strada. Nel frattempo, la famiglia vende la provvidenza, quindi la barca viene venduta, e Ntoni, che in una rissa accoltella un poliziotto, finisce in prigione. Quindi la situazione precipita. A questo punto Ntoni finisce in prigione, e nel frattempo la sorella minore, Lia, finisce a fare la prostituta a Catania, e per la vergogna sua sorella Filomena rinuncia addirittura a sposarsi. Alessi, nel frattempo, il fratello più piccolo dei figli di Bastianazzo, si è sposato, ha avuto dei figli, e lui sì che fa una vita normale, fa il pescatore, e è riuscito piano piano, con il lavoro, con i sacrifici, a ricomprare l'intera casa del nespolo, quindi la casa di famiglia. E questa sì che è finalmente un riscatto per la famiglia. Ma come ha potuto trovare questo riscatto Alessi? Solamente ritrovando quello scoglio a cui la famiglia era aggrappata tempo prima. Solamente nell'ambiente familiare, nel lavoro, senza tentare di fare altro, senza tentare di migliorare la propria condizione con dei tentativi anche rischiosi, Alessia riesce a riunire parte della famiglia, perché poi andrà a vivere con lui Filomena e dovrebbe, ma poi vediamo perché, andare a vivere con lui anche Ntoni, e anche Padron Ntoni dovrebbero andare a vivere con lui, e riesce a riunire parte della famiglia nella casa del nespolo. Nel frattempo, Padron Ntoni, vecchio e malato, muore in ospedale, ma per fortuna prima era riuscito a venire a sapere, riescono a comunicargli che la casa del nespolo è tornata di proprietà della famiglia. Padron Ntoni sarebbe dovuto uscire dall'ospedale e tornare proprio nella casa del nespolo. In realtà non ce la fa, perché muore prima. Nel frattempo il giovane Ntoni è uscito di prigione, torna a casa, ma nonostante gli inviti di Alessi a restare, per la vergogna decide di andarsene, e ha capito troppo tardi che la vita al suo paese era l'unica possibile. Che cosa significa questo? Che Alessi, tornato di prigione, va alla casa del nespolo, dove trova suo fratello Alessi, che gli dice: certo, resta qui con noi, ci sarà lavoro anche per te, riusciremo a mantenere anche te, e tu riuscirai a fare finalmente una vita normale. Ma Alessi si vergogna, e Mantoni, scusate, si vergogna del suo passato, si vergogna di essere stato in carcere, e non riesce a sopportare questa vergogna. E allora se ne va, se ne fugge via, diciamo. Però proprio in questo momento capì che la vita lì nel paese, la vita di Alessi in un certo senso, era l'unica possibile. Non si doveva cercare altro, perché si veniva travolti dalle correnti marine che l'avrebbero portato via, proprio come un'ostrica che impotente si sarebbe fatta trascinare qua e là per il mare.